Allora, farò tre video sul Busuki Chitarra. Ne ho fatto uno in inglese, questo in italiano e probabilmente ne farò uno in greco se ci riesco perché è la lingua che so di meno, ma la so abbastanza da poter parlare. Allora, questo strumento appartiene alla famiglia degli strumenti più o meno in quinte. Re, sol, anzi, sol, re, la, re, l'unico l'unica corda è tonata un tono sotto di quello che ci si aspetterebbe se fosse tutto per quinte, è il re invece del mi. Io ho intonato sol, re, la, mi, che lo pone esattamente nella famiglia degli strumenti per quinte, ma intonato un'ottava sotto il mandolino. Nel caso specifico abbiamo una. Ora, quella suona che me l'ha inviato è talmente abituata agli strumenti, alla chitarra a 12 corde, che mi ha messo l'ottava, quello sull'acuto prima di quella bassa. In realtà sul Busuki è esattamente il contrario. Io ho uno strumento intonato per quinte, però è do sol re la, che è una mandola in cui le corde più basse sono intonate nella stessa ottava come mandolino. Il problema è che è molto difficile da tastare e poi perde un po' quell'aspetto, quella suonabilità un po' folcloristica o popolare. Questo strumento si pone come se molto vicino a una chitarra a 12 corde, essendo una chitarra. I just don't like this kind of living. I'm tired of doing all the killing. I kill my own seed and yearn and get more loving in return. I just don't like this kind of living. Ok, lo strumento. Io uso questo libro che lo uso sulla chitarra di tenore, Do Sol Re La, ma la seconda parte è Irish Tuning Sol Re La Mi. Ovviamente questo compatibilmente con il fatto che alcune posizioni sono più facili sul mandolino, altri più facili su questo. Questa è questione soltanto di spazio fra le dita, ok? Spazio fra i tasti dello strumento, no? Ok, qui mi sono. Come vedete, mannaggia, sono un po' accalorato con questo caldo. Come vedete, lo strumento è adatto anche. A fare singole note, no? Quindi ha questa doppia identità che è meno presente sulla mandola e mandolino, un po' più presente sulla chitarra tenore. Comunque.
ovviamente è diverso la chitarra, quindi tutto quello che vedi, per esempio sto facendo una cosa che normalmente faccio con la chitarra, devo ristudiarla perché parte la mano destra, la mano sinistra, gli accordi sono completamente diversi. No, questo è quello che non funziona. Qual è quello che funziona? Allora, questo strumento. No, questo è quello che funziona. È quello che è più facile trovare. Non sono facilmente reperibile, però questo della EPC si trova sia a Move Music, vendita sul mercatino musicale, sia su Thomann. Potete intonarlo anche come le prime quattro corde di una chitarra, però non sfruttate. Tanto vale prendere una chitarra a 12 corde. Quindi lo strumento ha un suono che è sempre un suono chitarristico, eh? Arrivederci.